tutti i bambini che si ammalano di leucemie e tumori in Piemonte hanno un unico ospedale di riferimento e un unico centro all'interno del quale viene fatta la diagnosi e iniziato il protocollo terapeutico. Secondariamente, a seconda del tipo di diagnosi, i pazienti vengono poi avvicinati a casa in un modello a rete ben organizzato. Di fatto quindi abbiamo un unico reparto all'interno del quale abbiamo questi bambini ammalati. E i numeri per la pediatria sono dei numeri piccoli, si ammalano ogni anno in Italia 1500 bambini nella fascia 0-14 anni e 900 adolescenti. Di questi un decimo sono curati presso l'ospedale infantile Regina Margherita in tutta la nostra regione e di questi almeno un terzo sono rappresentati da leucemie linfoblastiche acute e mieloide acute. La diagnosi di leucemia ovviamente è un momento drammatico per il bambino ma anche per la famiglia, viene interrotta tutta quella che è la progettualità di vita di quel gruppo familiare, interrompe la scuola, un genitore smette ovviamente di lavorare e rimane con noi per un periodo variabile da 1 a 2 anni a seconda del tipo di diagnosi linfoblastica o mieloide acuta. E quello che noi facciamo da subito è di dire fondamentalmente che questi bambini possono guarire, guariscono nelle leucemie linfoblastiche acute fino nel 90% dei casi nelle forme a rischio standard. Per le leucemie mieloide acute ad oggi le probabilità di guarigione sono superiori al 70%, e quindi un modello di cura e di presa in carico del paziente che tiene conto che ovviamente guariscono ma che deve fornire molto sia in termini di terapia, sono delle terapie molto intensive, sia in termini di assistenza e di percorsi di umanizzazione. Quindi come interagisce l'AIL Torino con l'oncoematologia pediatrica? Interagisce fondamentalmente su 3 livelli. Il primo livello è il livello di formazione, paga da sempre una scuola di specialità in ematologia proprio perché noi ci occupiamo di diverse malattie oncologiche ed ematologiche, come tale quindi abbiamo bisogno di avere sempre dei medici aggiornati su queste problematiche. Quindi nella scuola di specialità del professor Boccadoro abbiamo una specializzanda che però è in forza da noi e frequenta ovviamente le lezioni di lui e ruota negli altri reparti. AIL interagisce anche aiutandoci nella ricerca, quindi nel laboratorio, c'è qui con noi la dottoressa De Luna che partecipa a quello che è il progetto di diagnostica citofluorimetrica delle leucemie mieloide acute e non ultimo un progetto importantissimo che si chiama terapia domiciliare tramite un'infermiera che è in forza presso la nostra struttura e fondamentalmente oltre a recarsi in quelle che sono le case di accoglienza che abbiamo per i bambini affetti da leucemie e da tumori solidi, prepara anche i nostri genitori a gestire il catetere venoso centrale, quindi è un ambulatorio dedicato e va non solo all'interno delle case ma gira per tutti quelli che sono i centri SPOC del Piemonte e ad Aosta per insegnare ad altri infermieri pediatrici e non pediatrici a gestire i cateteri dei nostri bambini. Quindi AIL per noi è una risorsa importantissima e speriamo ovviamente di continuare a collaborare sempre con l'ottica di migliorare le probabilità di guarigione dei nostri pazienti e soprattutto la qualità delle cure che riusciamo ad erogare.